le cabine elettriche fanno parte del nostro panorama condiviso. In Italia se ne contano migliaia. Ogni cabina racconta una storia, un luogo e la sua anima. E-Distribuzione promuove un grande progetto nazionale per dare loro nuova vita. Da strutture architettoniche con una funzione specifica, le trasforma in vere e proprie opere d'arte. Ogni cabina fa rivivere un territorio e lo rivitalizza grazie all'artista che la reinterpreta. Arte sui muri, arte per le strade, arte per le persone. Completamente gratuita e democratica. Per tutti. Un viaggio che attraversa tutta l'Italia, che coinvolge centinaia di artisti impegnati con la loro arte alla valorizzazione di altrettante cabine. Questo è Cabin Street, l'energia dell'arte. La mia arte è emotiva. Do tutta me stessa, anche le lacrime. Stare davanti a un muro o una tela e dipingere mi fa male, ma non è una parola brutta. Io mi emoziono. Il corpo umano per me è fondamentale. Poi io amo la danza contemporanea. Io non so ballare. Amo guardarla e mi piacciono questi movimenti per me anormali. Allora voglio creare nelle mie figure dei movimenti anche abbastanza articolati. Uso molto le mani, i piedi. I miei corpi danzano, si muovono, raccontano. Il tema della mia opera è l'ecosostenibilità. Io uso dei corpi umani. Non uso la natura come disegno. Allora ho pensato, il seme è interessante perché comunque è una nascita, cioè è proprio l'inizio, un embrione che poi piano piano sboccia. È un po' come siamo noi. La Banca del Germoplasma è un laboratorio in cui vengono conservati i semi nel lungo periodo. Io sono una botanica ambientale, mi occupo dello studio delle piante e della conservazione della biodiversità. Siamo nel laboratorio per la pulizia dei semi, queste sono delle infiorescenze che si chiamano capolini. All'interno troviamo i semi, o meglio frutti in questo caso, che come vedi sono dotati di questa piccola appendice piumosa che si chiama pappo. È importante separare i frutti dall'infiorescenza e quindi poi dal pappo. Ce ne sono tanti dentro? Ce ne sono tantissimi. Che pazienza! Sì, ci vuole molta pazienza e anche molto tempo. Ma che pianta è? Che nome ha? Questa pianta si chiama Onopordum tauricum e la sto studiando perché è una pianta molto interessante in quanto con i fiori è possibile ottenere il caglio vegetale per fare il formaggio. Sì. Dopo aver quindi raccolto una certa quantità di semi, li posiziono all'interno di questo piccolo contenitore. Vedi, ce ne sono già altri. Ecco, vedi i semi come sono tutti sporchi, no? Sì. Allora adesso li mettiamo qua. Vedi, c'è un getto d'aria che solleva il materiale più leggero, piano piano si staccano le varie parti e volano. Si volano e così ho una prima pulizia dei semi.
Conservare i semi è fondamentale per conservare la biodiversità vegetale. Conservare la biodiversità per noi è un obbligo. L'uomo deve conservare la biodiversità. Lo deve fare come impegno per le generazioni future e anche per la sopravvivenza stessa. Che bel freschetto che c'è qui! Eh sì, wow. In questa stanza, Elisabetta, la temperatura e l'umidità vengono mantenute costantemente a 18 gradi e il 18% di umidità relativa. Perché qui, per questo si chiama dry room, i semi devono perdere quel po' di umidità che ancora conservano, proprio perché vengono portati a quel livello di umidità tale per cui possono essere conservati nei congelatori a meno 18, meno 20 per il lungo periodo. Che bello, so curiosare. Certo! Questo è il caveau della nostra banca. Qui, come vedi, conserviamo i semi per la lunga conservazione nei vasetti di vetro. La temperatura viene mantenuta a meno 18 gradi. Questo è il vostro tesoro, allora. È il nostro tesoro. Quanto ci tieni a questo? Moltissimo, perché sì, è la conclusione del nostro lavoro. Bello, perché qui ci sono tutti i particolari, no? Sono delle pietre preziose. Brava. Infatti qua si ferma, no, con il freddo, il ghiaccio, sì, la vita che comunque poi puff, sì, esplode e rinasce. Sì, i semi sono come addormentati, sì, come se, sì, stessero dormendo. In questo macchinario, che si chiama germinatoio o camera climatica, mettiamo i semi a germinare. Questo macchinario fa un po' di rumore, come anche i frigoriferi, ma è normale, devono rimanere sempre accesi. Prepariamo queste piastre su questo substrato che si chiama agar, in cui mettiamo i semi. Qui abbiamo alcuni esempi di semi germinati. Dai, guarda che bello! Ecco qua, vedi le prime, sì, foglioline, si chiamano cotiledoni e sono le foglioline embrionali. Il seme appena germina, la prima cosa che si vede, si rompono i tegumenti e esce la radichetta. A quel punto per noi significa che il seme sta germinando. Bello, sì, sì. La banca del germoplasma e l'orto botanico sono strettamente collegate, sono due strutture che dipendono l'una dall'altra. Questo è il nostro orto botanico, qui facciamo la conservazione delle piante al di fuori del loro ambiente naturale. Però cerchiamo di farlo rispettando quelle che sono le esigenze ecologiche delle specie, quindi le abbiamo suddivise in tante aiuole in cui ritrovano le condizioni ambientali tipiche del loro ambiente naturale. L'orto botanico è una struttura importantissima per gli scopi della conservazione ex situ, quindi coltiviamo le piante vive. Nella banca del germoplasma conserviamo i semi di queste piante. Devo trovare ispirazioni perché devo dipingere una cabina elettrica e voglio cercare appunto in mezzo alla natura i colori e anche i profumi, perché qua ne sento tantissimi. Perciò per me è proprio un'ispirazione interessante per produrre la mia opera. La visita che ho fatto con Simona è stata istruttiva, perché in me è germogliato qualcosa per poi realizzare, perché in realtà poi ci si muove dentro qualcosa, mente e corpo. Prima cosa che ho fatto, naturalmente, sono i normalissimi bozzetti in matita. Io disegno
con la matita la mia figura e poi prendo il pennello e il colore e vado a getto. Scelgo i colori in base sì alla natura che qua mi circonda, però in realtà solo la parte bassa, dove appunto ho dipinto questi cerchi che raffiguro i semi. Voglio appunto dare armonia con le tonalità di verde e con la natura. Io riguardo le mie opere raramente e quando le riguardo dico, ma le ho fatte io? Per me è una grossa fatica, fatica proprio emotiva, non fisica, ma emotiva. La sofferenza finisce quando finisce l'opera. Eccoci qua finalmente, finito, che meraviglia! Non potevo immaginare come avresti potuto dipingere su una cabina un concetto così importante come questo dei semi, della nutrizione. Grazie, veramente, bello, veramente complimenti. Simona, cosa ti ricorda? Mi ricordo nei semi. No, sono rimasta lì proprio ferma, impressionata a guardare questi semi, no? Che vanno su come dei palloncini, o l'ho voluto rappresentare. Sei stata molto brava perché l'hai rappresentati bene, con i semi più piccoli, più leggeri in alto e quindi anche in basso. Perché, ci sono varie misure. La cabina elettrica si trova vicino alla selva di Castelfidardo, che è un bosco importantissimo per la biodiversità. Prima di tutto perché è uno dei pochi residui di boschi naturali e così estesi delle Marche. E poi perché al suo interno si può trovare una ricchezza di piante veramente incredibile. Mi ha colpito il fatto che hai messo in evidenza le mani. Perché questo è importante? Sì, ma in realtà a me piace disegnare i primi piani delle mani, dei piedi. In questa occasione ho proprio creato la mano che dona la nascita, comunque l'inizio, e poi appunto poi la crescita, e la stessa mano raccoglie la vita, ecco. Certo. Tanto lo fate anche voi, infatti, perché con le mani... Noi manipoliamo i semi con le mani, e quindi per noi è importante l'idea che i semi possano permetterci di conservare la biodiversità, quindi le piante e tutta la biodiversità vegetale. È incredibile come questa cabina abbia cambiato aspetto. Adesso è diventata un'opera d'arte. Eh sì, un'altra faccia, eh? Decisamente. Sì, sì. L'opera di Elisabetta è una sorpresa per me. Non mi aspettavo di vedere tanti colori e soprattutto la centralità del seme in tutti i suoi aspetti. Cabina elettrica, e in realtà è stato anche divertente e anche piacevole rispetto ai muri che dipingo. La cosa interessante è proprio dare l'arte nella quotidianità. Mi rende orgogliosa perché io do appunto un qualcosa in più al territorio.